Vecchi blasoni contro al Ferraris di Marassi e gloriose bandiere unite. In campo squadre ben disposte e determinate. Il Genoa, assente Aguilera, punta molto sulle torri Pacione e Scuravi. Il Torino, col centrocampo sconvolto per le assenze di Fusi e Romano, lascia in avanti Scorro e Miller. I pezzi pregiati dovrebbero essere i calci di punizione degli specialisti. Martin Vasquez e Policano ne proveranno molti inutilmente. Stesso discorso per Branco. I Granata appaiono più aggressivi, i rossoblù più ragionatori, ma l'equilibrio è totale. Le insidie in avanti si alternano con spunti molto rapidi e vivaci. Nel Torino, in ombra Miller, punge invece più spesso Scorro, ma Braglia in buona giornata. Poi tocca al Genoa a sprecare alcune buone occasioni nell'ultimo quarto d'ora. Torrente non è proprio un bomber, mentre sul colpo di testa di Pacione un difensore salva sulla linea. Lo schema e i temi della partita non cambiano nella ripresa. Tra una punizione e l'altra, rovesciamenti di fronte rapidissimi offrono al Torino e al Genoa opportunità alterne. Branco fa vedere un buon pezzo di repertorio. Il Torino ha forse più birra degli avversari, ma il pareggio alla fine sta bene proprio a tutti. Abbiamo visto pochi tiri in porta, abbiamo visto del gran correre, abbiamo visto del grande impegno, però con poca qualità. Vuol dire che sono due squadre che hanno tanta quantità e poca qualità, e forse è qui la differenza con le grosse squadre. Ma io ho visto anche della qualità, perché ho visto un ritmo altissimo, anche se devo riconoscere che magari l'ultimo quarto d'ora forse il Torino era ancora più fresco, però ho visto soprattutto il secondo tempo, ho visto dei ribaltamenti da una parte e dall'altra. Un'azione finita dalla parte del Torino era subito dalla parte del Genoa e viceversa, e per fare queste cose qua io dico che ci vuole anche capacità. Se la classifica dice che siamo, però mi pare che in due punti ci siamo 10-12 squadre, perciò forse il Napoli e la Roma non dovevano far parte di questo gruppo, e probabilmente c'è stata un'inversione di compiti con il Napoli e la Roma al posto del Parma, ecco, vorrei dire.